Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video sul canale Come Fare. Se anche voi, come me, avete problemi di siepi con foglie bucate o anche piante da orto, vi suggerisco questo prodotto che ho testato e provato in questi ultimi mesi. Si tratta dell'olio di lino. Avendo un orto biologico vicino a questa siepe e soprattutto avendo degli animali che girano nel giardino, non mi andava di utilizzare dei prodotti chimici e soprattutto dei prodotti tossici, per cui ho provato questo fitoprodotto a base di olio di lino. L'azione insetticida dell'olio di lino avviene solo se l'olio entra in contatto con l'insetto. Per questo motivo è particolarmente efficace su afidi, acari e cocciniglie in particolar modo, che sono poi quelle che il più delle volte provocano i buchi sulle siepi e sulle foglie in generale. Quest'olio crea una patina oleosa attorno all'insetto, impedendone la respirazione, per cui il parassita semplicemente muore per asfissia. Grazie alle sue proprietà nutritive, inoltre, rende i tessuti della pianta più robusti e quindi meno attaccabili anche da eventuali funghi dannosi. Quindi, andiamo a vedere insieme come può essere applicato. Non avendo un grande spazio su cui spruzzare l'olio di lino, utilizzo uno spruzzino semplicissimo, a cui aggiungo un misurino, quindi 10 ml di olio di lino, e il resto di acqua. A questo punto non ci resta che spruzzare la soluzione sulle piante, cercando di spruzzarlo in modo più uniforme possibile. Questo è un olio fotosensibile, quindi vi consiglio di spruzzarlo la sera, così che lui abbia modo di agire durante la notte. Ho già dato due trattamenti di questo olio e, come potete vedere, da che la siepe era completamente bucata, inizia ad avere delle foglie, soprattutto quelle nuove che sta buttando, completamente sane. Tenete presente che quest'olio si utilizza in forma differente anche come integratore alimentare, quindi non è assolutamente tossico e non provoca alcun danno alla salute né umana e né a quella degli animali. Per cui, come prodotto di protezione per le vostre piante, io ve lo consiglio. Se lo avete provato, fatemi sapere nei commenti. Grazie e al prossimo video!